Buonasera a tutti i ragazzi dalla Community Goat di Salerno. Mi trovo adesso con Giovanni Cagliulo che voleva presentare la sua tech profile per il nazionale effettuato a Forlì 9 di luglio. il 9 luglio. Benissimo, Giovanni, ci vuoi un attimino illustrare giusto quali sono stati i matchup che hai incontrato diciamo nei primi turni di Sì, Svizzera? allora, innanzitutto mi presento, Giovanni Cagliulo, Grande. aka Cagli Yugo Ci fai su vedere la YouTube. maglia? Grande. Ringrazio Alessio che me l'ha regalata. Shout out Alessio. Quindi sono un ragazzo di Salerno, classe 2003, e è stato un bellissimo evento, 160 player a invito, quindi livello altissimo. 8 turni di Svizzera, chiuso X2, e round 1 prendo Warrior, vinco 2-0, round 2 Chaos Turbo, perdo 1-2, round 3 Reasoning Gate, vinco 2-1 contro Guardi, shoutout Da premettere che tu giochi. sì, gioco un Chaos Return, una Ok. specie di Chaos Return un po' speziato, dopo Sì. faccio vedere la decklist. Ok. Round 4 Panda Barn, 2-1. Bene. Round 5 Warrior 2-0, round 6 Reasoning Gate, perdo contro Bandi, saluto, perdo 1-2, round 7 Warrior, vinco 2-0, round 8 God Control, vinco 2-1. Ok. Entro in top 16, perdo in top 16 contro Bozzi, Mirror di Chaos Return, Ah, 1-2. Mirror di Chaos Mirror di Chaos Return. probabilità praticamente Molto, molto bassa, però è molto stata bassa. veramente una bella partita, un bravissimo ragazzo. Benissimo, E lo salutiamo. ringrazio sicuramente Fenz, Gabriella, Opertis, tutta l'organizzazione del Lazio, STG Benissimo. Gaming. Ok. Ringrazio Danilo. Ragazzi, un po' di silenzio. Ringrazio Danilo che ha fatto top 4 al Lazio e Danilo, salutaci. ci sta ospitando per la profile. Ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno fatto compagnia per il viaggio del Nazio a Grande. Forlì. Ringrazio Manuel che ha organizzato il viaggio, Ottimo. le mie famiglie, i miei amici. È un po' tutti. Ringrazio Trappa a petto nudo, importante. Un benissimo. Ringrazio il team di recente fondazione, Berserk Alliance. Bene. E, ultimi due ringraziamenti, due più importanti, Rocco Minichiello. Che mi ha aiutato con la lista. Sicuramente alcune scelte importanti sono dovute anche al suo zampino, ma più che altro mi ha tenuto a bada, che purtroppo sono un Certamente. player che Un po' cambia impulsivo. spessissimo Sì, e è subentra un vero. sacco di tech, Vero. quindi mi ha tenuto un po' a bada e ringrazio nuovamente Alessio per essere stato Benissimo. vicino alla maglietta. Andiamo alla Partirei profile. con la profile. Allora, innanzitutto reparto mostre, gioco un Bazoo. Un bazoo. Un BLS e un sorcio, reparto per bannare, Sì. importantissimo, ti aiuta a chiudere e mi posso permettere sorcio. Un bazoo però devo dire che è una scelta abbastanza speziata, perché normalmente diciamo almeno la doppia copia. Sì, in realtà ho preferito lasciare spazio al sorcio, che ritengo Sì. più versatile, Sì. nonostante si alzino le probabilità di brick, Certo, difatti in top 16. Pescato certo. questi due insieme ho perso, però d'altro canto in Svizzera mi hanno aiutato perché un sacco di partite le ho chiuse grazie a loro. Benissimo. E, due Due Zaborg, zap. non tre perché obiettivamente ho testato Beh, tanto, troppo, già troppo, due devo troppo. dire che E, importante da abbastanza. precisare, il mazzo è stato montato contro Chaos Turbo, il mazzo più popolare, nonostante io ne abbia beccato solo uno in 9 E partite e infatti ci abbia ho perso pure, sentito parlare che però c'è c'è. stata una moria di turbo. Sì, di turbo, sì. Però È devo multi dire che warrior, eh? molti Devo dire warrior, multi warrior. però la versatilità del mazzo ha premiato, Ha quindi premiato. nonostante Benissimo. il setup contro turbo non è stato sofferto più di Ok, tanto. andiamo avanti. Mono Blade Knight, Ci che va in sta. supporto alla DDVL, Assolutamente. infatti dopo vedrete gioco una rinforzia dell'esercito. Ok. DDVL è importantissima, oltre all'ovvio effetto di bannare, è un light che non muore da Tsuku, Bravissimo. però appunto visto che spesse volte va rimossa, ho giocato Mono Blade Knight come supporto luce. Benissimo. Ultimo luce, Monomoff. Monomoth. Non molti lo giocano e Infatti. capisco le motivazioni in quanto comunque 300 di attacco, non gioco tantissime magie, Certo, però in un certo. formato come il nostro, anche un deck come il mio che non è proprio ottimizzato,
forte, forte proprio. Un sacco di volte ho riciclato spell forti e... Benissimo, sì, sì, ci può stare. Non può più stare. Di uno. Tant'è vero che molti in Warrior giocano la monocopia. Infatti. Quindi infatti. Diciamo che la tua idea è giusta. E ci può quindi stare. 5 luce. Proseguo con i Dark, Breaker. Sì. Non c'è da dire nulla. Assolutamente, Staple. E Warrior che non muore da Tsubu. Grande Don Zalug. Ha scartato una moria di BLS. Ma in difesa, game, no? A late game. E ho scartato un sacco di carte con Don Zalug settato a bait. Ci sono finiti sopra 200, circa 215 decoici. Parlando di decoici, appunto, tripla decoici. Ok. E tripla spia. Ovviamente. Motore del mazzo. Più forte di sempre. Spia, carta flip più forte del botto. Veramente nulla da dire. Mi aiuta a chiudere, ti difende. Fa tutto, sfortisce. È una top deck sempre forte. Tutto. Infatti ho voluto favorirla dando guardia. Questa è bella. E, questa è bella. Difatti l'idea era, quando tu parti con due decoici non è un grande... Non è malvagio come sta, ma se parti con due spie, il problema si pone in quanto tu setti spia, ti prendi nobiluomo, la spia che hai in mano è un 2000 giallo, e quindi ho voluto giocare questa. Certamente, è vero. Diciamo, l'hai risolto qualche volta l'effetto di guardia? Ho risolto l'effetto di guardia, risolto una volta, però è stata chiamata un sacco di volte la spia. Bene, proprio col molto, che... molto, molto bene. Infatti ha tenuto il field a round 8 contro... Sì. Good sì. Control ci sta, ci sta. Mi ha fatto arrivare i turni. Poi è un più uno sempre. Turni. Comunque un 1009 in difesa. Sì, che sì, bene sì, o male sì. Sta sopra Kiko. Molto, molto soddisfatto. Da valutare decoici, per carità, fortissima. Però spesse volte l'effetto jog. Quando tu, ad esempio, fai jog into jog, sì. Ecco lo stesso con decoici. Spesse volte peschi decoici di decoici e rallenti un po'. Rallento un po'. Beh. Però da valutare. Sicuramente da valutare. Forte, sartino forte. Tribe. Altra ti riesce a equilibrare il caos, scatti il dark, il light tranquillamente. Ultimo guerriero, esiliata. Fortissima, nulla da dire. Nulla da dire, infatti monorota. Quattro target, 1, 2, 3 e 4. Sì. E questo è il reparto mostri, 19 mostri più rota. Bene. Passando alle magie, chiaramente Hog. Sì. Charity, che in questo mazzo è semplicemente illegale più degli altri. Nulla da dire, assolutamente. Scarti dark, scarti light, tira giusti la mano, i cappi, troppo forte. Non gioco due di meno. È una carta che nell'ultimo periodo non mi sta piacendo. Ci sono un sacco di matchup in cui tendevo a desiderarla. Sì. Contro Warrior, a massimo 1-0 carta in mano. Contro Turbo, generalmente un plus, perché o gli scarti carta che non ti fa fare il plus a te, o gli metti il dark e light al cimitero. Vero, però non sempre, a volte... È una scelta che ho deciso di fare. Anche perché comunque paga 1000 life points. Assolutamente, tu paghi tanto, anche perché vedremo nelle trappole, gioco no? Ben 5 trappole che pagano metà life points, quindi bene. Potrebbe essere significativo. Infatti significativo. Non gioco Sepoltura, non gioco Brain Control, non gioco neanche Ring, sì. Lo vedrete. Sì. E... Però chiaramente capisco giocarla, è sempre una carta forte, non a caso fa parte della comunità. E... Non mi sento di criticarti, anche perché in top 16 hai fatto uno scalpore con questo mazzo, quindi voglio dire... Andiamo avanti. Storm. Assolutamente. Snatch. E MST. Sì. Doppio nobiluomo. Ok. Che in questo mazzo... È un piacere riceverlo. È un piacere riceverlo, e un piacere anche farlo sulla propria spia. Sul assolutamente. In scenari un po' apocalittici in cui... Hai bisogno di return, sì, di mostri, certo. E monobook, inizialmente era in doppia copia, però non mi aspettavo così tanti control, difatti ne ho preso giusto uno. E va bene. E ho deciso di fare spazio a una carta che dopo vedremo. Vedremo. Queste sono le magie. Hai fatto magia e finito? 9 più la rota 10. Ok. Trappole. Mirror. TT, ovviamente. Che alcuni non giocano e non capisco. Io veramente TT credo sia la più forte. Assolutamente, fa parte della trinità veramente, delle trappole. Veramente mi ha salvato, mi ha fatto chiudere. Un sacco di volte tenevo Moff settato, scopro Moff in chain TT. Assolutamente. Pulisco, ritorno, chiudo. Bellissimo. E queste sono le carte a cui... voluto fare spazio. Assolutamente fare spazio. Nulla da dire, perché per me è una delle carte più forti del formato.
si ottimizza ancora più di due di meno, in quanto due di il mio non è un mazzo che punta al vantaggio carte, il mio è un mazzo che punta a stringere i denti e utilizzarti esatto. In un turno. Esattamente. E avere una carta come Trap Dashot che mi dà conoscenza della tua della mano e quindi poi so di cosa aver paura, ritengo sia più... Nulla più da dire, sono il primo che la gioca in tre copie in tutti i mazzi. E due da Stornedo. Bene. Che permettono di settare queste cinque trappoline. Praticamente sono le fondamenta. Le fondamenta del mazzo sono letteralmente troppo forti. 5 carte pagano metà, quindi vi ripeto. Diciamo che con i life points come ti sei trovato? Diciamo, si è andato molto sotto a volte. Allora, quindi... io sono un player che tende a fare un solenne sul pezzo di Trinity. Quindi spesse okay. volte partivo da 4.000. Okay. E pur di mantenere un plan normale, certo. Tendevo a fare solenne su Trinity, okay. Però ti devo dire che grazie alle spie riuscivo equilibrato, bene o male equilibrato. Anche perché spesse volte avevi due solenni, avevi solenne più mirror. Assolutamente. Riuscivi a gestirti. Certo. Come protezioni, però, vabbè, a parte le spie, la mirror. Non ne giocavo, almeno non di me. Giocavo giusto book mirror. Ti se lo vogliamo considerare. Su questo punto ho un po' sofferto, però. Andiamo alla side. Allora, prete Asura, assolutamente. Nonostante non possa tornare con Return, comunque è un light forte. Un light è un out importante a Scapegoat. Control veramente fondamentale. Fata isterica. L'ho inserita contro il matchup di Panda, contro Warrior, comunque un discreto bitone 1008. Certo. Capo e capa con Kiko. E quindi mi mette il light al cimitero, non una cosa da poco. Perché no? E Giant Orc. Giant Torque, allora, touch di questa, tutto il mazzo. Non è mai passato un suo attacco, però si è preso Ring Vari, solenne, si è preso dei solenni. Bene. Perché Giant Torque? Inizialmente c'era Zombie. Il problema di questo mazzo è che io ti devo azzanare alla gola, devo attaccare diretto. Certo, diretto. E Giant Torque ti permette di farlo. Non gioco Skilled Dark Magician perché non passa sopra... Blade Knight. E ho preferito giocare lui al posto di Goblin, chiaramente perché è dark. Monomobius probabilmente MVP della side, entrava praticamente contro tutti perché contro Panda chiaramente è forte, Warrior ci può stare e contro Control per spaccare il decreto è importante e anche capro settato perché dopo vedete un'altra carta, certo. E sul release probabilmente è l'unica carta che cambierei di side. Che non si vede quasi mai in giro. Più che altro, in testing è stata forte, chiaramente. Sì. Se non l'avrei giocato. Però non ha premiato la scelta durante le partite. Sarà forse anche che ho preso giusto un Chaos Turbo. Ok. E l'ho anche vista, però non è stata decisiva. E in quello spot, se fosse stata una Mind Control, ad esempio. Certo. Sarebbe stata più forte. Perché ho potuto. Per me potrebbe rivelarsi forte anche con un Serpente Sinistro. Contro assolutamente, potrebbe entrare in monocopia. Assolutamente, anche contro Reasoning per contro Reasoning, le magie. Per carità, assolutamente. Ed può essere forte anche in scenari in cui ti vuoi bannare i tuoi stessi mostri per fare return. Però bravo, uno deve anche essere oggettivo, non è stata forte come preventiva. Certamente. Monotoken Thanksgiving. Molto forte, la gioco anche io. Che con Mobius. È fortissima, sì, assolutamente. Ai turni contro God Control. Ho fatto un Mobius su una settata che conoscevo, che era Capro, che avevo fatto Dashot. E infatti lì per lì ci ha pensato due secondi, l'ha attivata. Perché lo fa, ok. E ho attivato Token Thanksgiving più 3.200, non l'ha ripresa mai più. Non l'ha ripresa. Anche grazie alla guardia in difesa. Benissimo. Contro Reasoning, contro Panda, fortissimo. Fortissimo. Secondo book. Bene. Poco da dire. Contro Control fondamentale. Doppio walk. Contro Barn, must. Non puoi giocarne. Non va puoi benissimo. Non giocarne. Cilindro magico. Cilindro seconda magico, touch. Cilindro magico, scelta un po' condizionata dalla mancanza di ring. Forte contro i matchup che chiaramente giocano solenne. Assolutamente sì. In molti spot mi è capitato di avere possibilità di vittoria con questa. E più che averci vinto, mi ha fatto giocare più tranquillo. Sì. Mi ha fatto fare delle giocate un po' più rischiose,
avendo la protezione sicura settata. Sì. Sì. Quindi ragazzi, questa figurina è fortissima. È fittata dappertutto. Molto sottovalutata, devo molto dire. Sottovalutata. Molto sottovalutata. Inizialmente in barn si giocava, poi fu, diciamo, sì, è stata cattata. In quanto non c'è inabile. Vero. Posso capirlo. Però. E doppia rovina diffusa. Doppia rovina diffusa perché? Scelta al posto delle Sakuretsu, in quanto avevo una paura folle di Horus, tutti i mazzi con Horus. Non volevo perdere da un mazzo a caso come quello. Certo. E essendo che non targhetta, in testing ho peccato molti Horus, quindi sì. Spesse volte il mostro che puoi spaccare è quello con l'attacco più alto. Assolutamente. Chiaramente c'è spadaccino mistico livello 2, ma un mazzo del genere gioca un sacco di bittoni, quindi qualora anche mi negassi non è un problema. Spia, io pettivo con Blade Knight. E buonanotte, assolutamente. Ultima carta di side, tripla copia di Hallowed, Life Barrier. Come mai? Giocata in tripla copia non per per attivarne effettivamente tre, ma per vedere almeno una. Contro Barn, contro Reasoning, è stata fortissima. Risolta contro Reasoning? Contro Reasoning risolta, contro Guardi, round 3. Io ero sotto di 5-6 carte, avevo sì. Questa settata e un breaker in mano. Sì. Riesco a... mi fa blowback, effetto su questa, chain, Hallowed, scarto breaker. Questo turno non mi può attaccare. E turno dopo pesco spia. Setto spia, blowback suo... fortunatamente non parte, da lì riparto, flippo spia, Zaborg. Ti sistemi. Quindi super promossa anche contro Barn, è stata fortissima. Infatti contro grande. Barn io si do 9. Immagino. Perché sì. Il mazzo non si presta molto a matchup. Non si presta. Paga allora, carte. È l'unica carta che potrebbe veramente crearti un po' di problemi, probabilmente, è proprio Decreto Reale. E Ginza soprattutto. Decreto Reale è chiaramente molto forte. Non gioco così tante trappole come altre liste di Return, sono giusto sì. 12. Sì. Però chiaramente ci soffro. Gioco Mobius, gioco Breaker, gioco MST, doppio Dust. Generalmente nei matchup in cui penso che Oppo abbia decreto, vado a mettere anche Book o altre magie, le vado ad elevare trappole. Certo, quindi a sminuire, come dire, a sfoltire un attimino il mazzo dalle trappole. E questo è. Questo è tutto. Giovanni, ti ringrazio per questa fantastica deck profile. Mazzo bellissimo, molto speziato. E niente, che dire, un saluto da tutta la community di Salerno. E Gianluca, un saluto anche tu, che si fa? Ragazzi, top player in pensione. Un saluto a tutti dalla fumetteria Giumagi di Salerno, dalla Berserk Alliance e buonanotte. Dal timer che è partito. Dal timer e da Danilo. Top 4, arriverà anche la sua profile. Ciao Luca, saluto a tutti. Forza Salernità. Sempre. Il cavallo.